ve l'avevo anticipato, 10 years of, perché è lo slogan di questi 10 anni compleanno di Startup Italia, 10 anni di futuro, e i prossimi 10 abbiamo un jingle e poi i prossimi ospiti. E allora vorrei chiamare qui sul palco Paolo Barberis, founder Dada e Nana Bianca. Benvenuto Paolo. E live da Birmingham, Marco Monti Montemagno. Benvenuto. Ti faccio accomodare qui che sei al centro. Eccoci. E dovremmo avere anche Marco Montemagno collegato. Ciao, ciao a tutti. Eccoti. E io lascio a voi però. Ci fai le boccacce, Marco. Come state? Tutto bene? Sono collegato da Brighton, però se vuoi vado a Birmingham. Posso anche... Hai ragione. Da Brighton. Questo è l'applauso della sala. Sentilo, l'affetto verso Monti e verso Paolo. Io mi metto defilato e vi lascio parlare. La domanda, ve la ricordo in questi minuti di talk, è 10 anni di futuro e i prossimi 10? Sì, ce la siamo fatti anche noi. Cioè, io l'ho chiesto a Monti, lui l'ha chiesto a me e poi abbiamo deciso che non andiamo oltre i 10 minuti praticamente, come, con la velocità che sta arrivando. Cosa dici, Monti? Ma anche perché, Paul, intanto un saluto a tutti, sono malattissimo, mi spiace non essere lì, insomma, ma so che siete numerosi e tra l'altro questo bellissimo intervento di Iago, molto di ispirazione. Sai cosa, Paolo? Io mi sono alzato stamattina e ho visto, allora, ti dico tre notizie al volo. Una, startup comprata per 200 milioni senza aver rilasciato ancora un prodotto in stealth mode. Non ha mai venduto niente, non ha praticamente dipendenti, comprata per 200 milioni, però è uno dei founder di Siri, quindi insomma personaggio interessante, e ovviamente il tema è AI, comprata da Airbnb ed è tutto il mondo delle AI concierge o roba così. Poi, altra notizia, ho visto questi tre neolaureati di Stanford, non so se l'avete vista, che hanno rilasciato una cosa che si chiama Pigeon. In pratica hanno trainato un modello dove, peraltro con poco, 500.000 immagini, quindi non tantissime, dalla foto ti dicono in che parte del mondo è stata fatta. Cioè analizzano e ti dicono, ah, questa qua è stata fatta, non so, a Milano, questa è stata fatta a Brighton. E così, cioè, ti alzi la mattina e cioè, ci sono miliardi di notizie di quel tipo e non hai la capacità di stare dietro a tutti. Non so tu, Paolo, come faccia. No, io faccio veramente fatica a stare dietro a tutti. Non solo si fa fatica, ma viene veramente una sensazione di quasi di impotenza rispetto a questa velocità. E forse quello che dovremmo far capire oggi è che in realtà, come sappiamo tutti, queste cose sono uscite ora perché ora ci sono le condizioni perché possano, diciamo, fiorire, andare veloci e così via. Sono tanti anni che sono in studio, ma noi non dobbiamo comunque immaginare che non si possa iniziare qualcosa, perché la sensazione è che questa grande velocità, questo stupore che abbiamo di fronte alle AI ci stia un po' bloccando, perché l'asticella si è alzata molto anche del fare impresa, se pensiamo di andare diretti a fare cose tipo quelle che hai citato ora. In realtà l'AI bisogna dominarla non tanto come creatori di AI, che è un livello chiaramente di complessità molto elevato, ma come esperti, utilizzatori, power user, chiamiamoli come vogliamo, ma sono coloro che sapranno usare al meglio l'AI, perché l'AI è uno strumento. È uno strumento che ci darà grandissime soddisfazioni, quindi dobbiamo usarla anche nelle startup, ovviamente tradizionali, che rispondono ai bisogni tutti i giorni e di cui c'è ancora un gran bisogno. Quindi bisogna far partire, continuare a far partire startup che non mirano a situazioni del tipo parto, faccio un anno stealth e poi vendo 200 milioni, ma partire comunque e fare leva su questa novità. Cioè questa innovazione è un'innovazione che inabilita tantissime altre, dobbiamo usarla. Quindi l'incubo è andare su Hugging Face, dove magari qualcuno di voi passerà spesso a vedere cosa c'è di nuovo, e trovarsi di fronte a un muro di applicazioni e dire ok, io, cioè, come dire,
getto la spugna, perché ci sono delle cose talmente fatte bene e a spettro talmente ampio che viene talmente difficile immaginare. È come quando sono arrivati i social network, hanno iniziato a fiorire e venivano presentate idee sui social network, no? Sembrava ed era impossibile, perché c'erano proprio dei momenti di polarizzazione su dei prodotti, no? Poi in realtà ci sono dei sottoinsiemi, cioè c'è chi sta usando i social network, ad esempio tutti i creator che stanno facendo un gran bel lavoro, possono crescere su queste. Quindi noi dobbiamo immaginare che il nuovo sistema è AI first, e tutti coloro che ci montano sopra possono farlo, sia come creatori, ma è una cosa molto difficile che pochi potranno fare, ma soprattutto come power user, come ad esempio i creator su Instagram, faccio un esempio. Sì. Anche perché io, Paolo, ho provato a fare la startup stealth e al posto di 200 milioni mi hanno offerto 200 ciocorì. Ecco, questo è il massimo che riesce a ottenere in Italia. Però, cazzata a parte, la cosa interessante che dici tu, da tenersi a mente, è che se vai a competere con questi grandi colossi, guardavo il dato di OpenAI, per dirne uno, sapete quanto ci ha messo Netflix a raggiungere 100 milioni di utenti? Domanda per la sala. Quanto ci ha messo? Urlatemi un quanto, forza, periodo di tempo. Buttatevi. Quanto ci ha messo? Dimmi. 5 anni? No. Ok, 5 anni. Okay. Cos'è? No. 5 anni no, ovviamente. Quanto ci ha messo a raggiungere i 100 milioni? Ma come 10 anni? 10 anni. Un giorno. Ok. 5 giorni. 7 giorni. Giusto. Un mese. Allora, un mese. 25 anni. 25 anni. Allora, ci ha messo, no, 10 anni, 100 milioni di utenti Netflix. OpenAI ci ha messo 2 mesi, Belin. Allora, capisci che è una scala anche diversa. Cioè, quello che uno si dimentica è che questi signori, prima facevamo l'esempio delle foto, ma cioè Google ha, non so, 220 miliardi di foto a disposizione per fare l'analisi delle mappe, o Meta, pensate i dati che hanno, oltre ai soldi. Invece, quando vai su siti tipo Hugging Face, tu ti rendi conto che non devi essere un Nobel di astrofisica per usare il nuovo modello Outfit Anyone, dove uno carica la foto e questo modello ti aiuta a caricare, non so, immaginati, vai su un sito di e-commerce, vuoi provare una maglietta, carichi la tua foto, questo sistema ti carica la maglietta su di te e in più ti anima, di modo che ti fa vedere come saresti di profilo o col cappello spettinato. E quindi questo invece lo puoi fare molto più facilmente, per cui noi abbiamo come startup per questa possibilità pazzesca oggi di andare sulle spalle dei giganti che hanno sviluppato tutti questi modelli, sistemi, hanno un sacco di dati, e poi avere anche siti tipo quello dove c'è già una community, tu vedi se la tua iniziativa funziona oppure no, no? Quindi questo secondo me è l'approccio giusto, Paolo, su cui io condivido. Competere con i giganti è veramente un casino, insomma. È un casino, prospetticamente diventa quasi cioè è una barriera talmente alta che ci scoraggiamo. Invece, come diciamo, è abbastanza chiaro, cioè il miglior giorno per piantare un albero o era 10 anni fa o è oggi. Quindi se noi oggi iniziamo a far qualcosa, nonostante come dire, vediamo che le competenze sono alzate tantissimo e quindi vediamo un mercato sempre più difficile, no. Dobbiamo metterci su questo mercato e affrontarlo con l'angolatura giusta. E come sempre bisogna cercare di dosare le forze rispetto all'ambizione che abbiamo. Quindi, di nuovo, questa cosa che stai dicendo di entrare in un ecosistema, usarlo per poi espandere i propri servizi e prodotti, è chiave nel futuro. Noi ci stiamo molto concentrando sulle AI perché poi è effettivamente i prossimi 10 anni non li immaginiamo senza AI, quindi le AI sarà l'abilitazione di tutto. Pensiamo solo a tutti i prodotti AI first che stanno uscendo, dai software ovviamente, ma anche ai dispositivi. Cosa dici, Monti? Sì, ho visto, di recente ha fatto parlare di sé Humane, che è fatto dagli ex Apple, con una delle presentazioni più triste della storia delle presentazioni, ma questa è una mia annotazione diciamo di colore, però è quel pin che ti metti addosso e ti segue, un assistente che ti segue. Un altro che ho visto ieri è Tab, dove in pratica la logica è la stessa, tu hai un wearable addosso e ti aiuta
a comportarti. Quindi facciamo un esempio, vai a fare, non so, un pitch per la tua startup, questo robot ti ascolta e alla fine del pitch ti dice: guarda zio, però forse questa parte potevi dirla diversamente, forse questa slide la possiamo migliorare. E una volta che entri in questa logica, il passaggio successivo, Paolo, secondo me, volevo la tua opinione su questo, su cui ci si confronterà, sarà: non dirmi soltanto cosa fare, fallo tu. Cioè sei tu l'agente, come si diceva negli anni 90, che adesso è tornata questa parola, sei tu l'agente che esegue quel tipo di operazione. Se mi dici che la slide non va bene, ok, cambiami la slide. Se mi dici che, boh, non so, l'affitto per il nostro ufficio forse andrebbe negoziato, negozialo tu. E allora questo tipo di passaggio sarà il passaggio interessante, no? Che probabilmente nei prossimi 12-18 mesi vedremo attivarsi con questi GPT autonomi che cominciano a essere attivi al posto nostro, non soltanto a dirci cosa dobbiamo fare o a darci la rispostina. E quello secondo me sarà interessante e ovviamente anche molto pericoloso se va fuori controllo, un casino, insomma, chiaramente, immagino. Quello di cui abbiamo evidenza, per rispondere a quello che dici tu, è che ora possiamo parlare con come dire, con un chatbot, con un GPT o progetti simili, ovviamente, Bard, Gemini, insomma tutti i vari progetti, quasi come se appunto fosse un amico intelligente che in qualche modo capisce cosa diciamo, e quindi questa cosa chiaramente ci dà quello stupore che vi direi che, guardando un po' la storia di internet e avendo iniziato, ahimè, molto presto, cioè nel 94, ti dava questo stupore 30 anni fa immaginare appunto di poter navigare dall'altra parte dell'oceano, andare a vedere le prime gallerie d'arte online, andare a vedere gli ipertesti di persone che erano dall'altra distanza di 10.000 km. Quindi questo stupore effettivamente è quello che si vede ora usando dei prodotti che sono quasi magici. Consideriamo che in realtà molti li stiamo già usando, perché già come motore di tantissimi prodotti che usiamo tutti i giorni c'è l'AI. Quello che stai un po' dicendo è: io chiedo informazioni su dove andare, c'è sotto un AI per cercare di capire dove devo passare, se c'è traffico, se ci sono incidenti e così via. Oppure nell'archiviare foto c'è dietro un AI per fare tutto il riconoscimento di come avviene l'archivio, la ricerca e tutto. Sono cose che non ci stupiscono più, in realtà sono già queste un motore che dà una risposta. Tu stai dicendo una cosa ancora più difficile, che non solo mi dà la risposta ma la esegue. E quando la esegui nel mondo non materiale, cioè se rimane il mondo immateriale è abbastanza facile, la esegui a schermo. Se ti interfacci col mondo reale, quindi ad esempio fai una prenotazione, no? Oppure svolgi un compito che ha un risvolto diciamo sul territorio, lì lo stupore sarà ancora più grande. Io dico che ci aspetteranno delle cose molto, molto intriganti per chi ama la tecnologia. Credo che questo sia un momento esaltante. Era tanto che non si vedeva un'onda così. Quindi, come al solito, cerchiamo di non pensare che sia un hype solo perché ne parliamo tanto e poi in qualche modo la svalutiamo, la inflazioniamo perché ne parliamo tutti i giorni. Questa cosa probabilmente è qualcosa di più di un hype, no? Cioè abbiamo parlato tanto di metaverso, poi tutti contro il metaverso. Ecco, io non credo che sia quello quello di cui stiamo parlando di una cosa che esisteva già, che ora è molto più abilitata, che esisterà sempre di più, ma sarà il motore, sarà il sistema operativo del futuro. E quindi anche, come dicevamo, le device AI first sono prodotti tipo Humane, ma anche i nostri stessi smartphone che diventeranno sempre più companion, che ci capiscono in real time. E forse, ma vediamolo in positivo, magari ci possono incominciare a togliere da questi meccanismi di swipe on che facciamo tutto il giorno, certo, sui social, non lo so, mi viene un po' l'idea che forse potrebbe essere un momento in cui espandiamo un po', no? Siamo un po' adesso, come dire, concentrati su un mondo di mezzo, direi, no? Tra le tecnologie di base e le tecnologie avanzate. Forse questo passaggio tecnologico potrebbe dire la sua in maniera positiva. Nonostante i timori sulle AI, come sappiamo, qui si potrebbe aprire un discorso ampissimo, cioè sono molti, no? Come sappiamo, arrivare alle AGI, comunque all'Artificial General Intelligence, cioè è un tema rilevante. Cosa ne dici delle AGI e delle sfide relative? Ma anzitutto il fatto che sarà interessante vedere come si comporterà questa AI nel tempo, perché per dire, ChatGPT l'altro giorno mi si è rotta la lavatrice
ho fatto una foto dell'errore, gli ho detto ok dimmi cosa fare, e lui mi ha detto leggiti il manuale. E ho capito che, come dire, si sta iniziando un po' a rompere i coglioni, come dire, si è impigrito. Ha detto RTFM, il classico RTFM. Non è che posso fare tutto io, capito? Quindi c'è, hai un po' quell'aspetto lì da capire, e peraltro appena hai detto abbiamo notato che sei un attimo impigrito, adesso faremo il fix. Vabbè, però è interessante vedere che va veloce, molto più veloce delle aspettative. Ho visto, vabbè, la previsione di Elon è che nel giro di 2 anni abbiamo un AGI, cioè una cosa che è più intelligente di gran lunga dell'essere umano più intelligente, dove poi il concetto di intelligenza va tutto definito, insomma ci sono 1000 modi per essere intelligenti e 1 milione di modi per essere stupidi, quindi bisogna capire poi dove si va a parare. Però se anche andiamo a vedere Kurzweil, lui diceva 2029, cioè mi sembra che nel giro di 4 anni al massimo arriviamo nei AGI. E lì la domanda è che cosa succede? Siamo in grado, OpenAI ha rilasciato un paper la scorsa settimana su come sistemi deboli possono controllare sistemi forti, che mi sembra molto interessante, perché alla fine dei conti è come quando io parlo adesso con mio figlio di 14 anni che è più alto di me, dico mi raccomando metti la stanza a posto, cioè che cosa, come posso farmi rispettare minacciandolo di spegnere il wifi, ecco l'unica cosa che ho ormai a disposizione, fisicamente non lo posso più gestire tra virgolette. E allora un po' la stessa logica con le AGI, probabilmente ci sarà questo aspetto, a parte che possiamo anche terminare l'umanità senza le AGI, se ci pensiamo, non è che c'è bisogno di Terminator, possiamo anche avere dei sistemi molto verticali specifici, cioè ce la facciamo anche da soli, anche da soli, sì, senza l'aiuto delle AGI, è vero, sì. Però ecco, sarà interessante vedere che percorso facciamo per arrivare lì, c'è bisogno senz'altro di grande attenzione, è molto più rapido, ecco, io non mi aspettavo una, tu ti aspettavi che in un anno boom, ChatGPT facesse sto No, comunque sì, è classico tipping point in cui poi vedi una crescita esponenziale, e mi sembra buono il paragone di come gestiremo le AGI, sì. Com'è difficile gestire un figlio adolescente, forse. Bello questo, cioè, ce lo portiamo a casa questo pensiero qui, questa metafora. Monti, grazie di essere stato con noi, Grazie, no, a tutti. È stato bello in remoto. Mando un abbraccio. Prossima volta vieni. Noi ti aspettiamo qui. Senti l'applauso della noi, sala. Ti aspettiamo al sole di Milano d'inverno. A questo punto il colpo di scena bello sarebbe dire: guardate, tra parentesi, questo non è Montemagno, ma è il mio clone, che peraltro parla come, è uguale a me. Cioè, se io volessi questo intervento lo faceva il mio clone. Questo è un altro grande argomento che si è aperto, no? I cloni visivi e vocali oggi sono a un livello pazzesco. E potrebbe valere anche per Paolo Barberis, no? Sì. Però è vero, lui è qui, è vero, lo tocco con mano. Come Monti in realtà è dietro, dietro al computer. Esatto. grazie davvero Paolo Barberis, a voi, grazie a founder te. Nana Bianca, grazie e grazie Monti, ti aspettiamo qui ovunque tu sia.